Oggi, carissimi amici di ContiG.news, siamo in compagnia con l'assessore all'edilizia scolastica, istruzione e politiche giovanili, Gabriella Bessone, che ci racconterà il suo impegno nel territorio. Assessore Bessone, benvenuta. Benvenuti a tutti, buona serata a tutti e eccoci qua per le sue domande. Ecco, e anche per questo incontro anche familiare. Come facciamo a tutti? Cosa l'ha spinta a dedicarsi alla politica? Ma primariamente mi ero già avvicinata alla politica ai tempi che ero a Roma, poi per esigenze familiari mi sono ritrasferita al mio paese d'origine e ho dedicato i primi anni a comunque consolidare quello che era il mio lavoro insieme a mio marito. Dopodiché, siccome siamo stati accolti, siamo stati abbracciati, coccolati, abbiamo avuto comunque il nostro sviluppo lavorativo in breve tempo, quindi mi sono sentita di restituire quello che il territorio mi ha dato. Pertanto, ecco, l'impegno principale è proprio di restituzione di ciò che si è avuto da parte della cittadinanza, della nostra città di Biella. E questo è molto molto bello, soprattutto quando si tratta di amore per un territorio. Politica giovanili, entriamo nel vivo. Un tema molto caro al nostro sito di informazione. Qual è il suo compito e cosa si è fatto in materia quest'anno? Allora, le politiche giovanili si potrebbe aprire un mondo di discorsi perché abbraccia un po' tutte quelle che sono le attività rivolte ai giovani. Noi primariamente come amministrazione abbiamo il punto Informa Giovani che è dedicato esclusivamente alle necessità o comunque a un luogo di informazioni proprio per i giovani. Quindi abbiamo fatto tantissimi eventi in tantissime macro zone, quindi ad esempio abbiamo dedicato tantissimo tempo a quello che è i disturbi del comportamento alimentare che poi si sono sviluppati moltissimo in più con la pandemia, facendo comunque primariamente dei corsi formativi agli insegnanti e poi dei corsi comunque degli incontri all'interno delle classi, abbiamo fatto dei convegni e via dicendo. Informa Giovani non è solo questo, ma accoglie quelle che sono comunque le richieste, le necessità, l'ascolto, un punto di riferimento per chi ad esempio, terminato la scuola, ma vorrebbe approcciarsi al mondo del lavoro, ma non sa come fare. Come poter inserirsi, quindi a colloquio diciamo che viene fatto un curriculum, aiutiamo a fare un curriculum lavorativo e possiamo fare nel colloquio si vede anche quelle che sono comunque diciamo, la persona, quali sono le qualità che potrebbe portare a fare un lavoro piuttosto che un altro. Quindi è essere a disposizione dei nostri giovani. All'interno, comunque, a chi fa piacere può andare a visitare le pagine del sito Informa Giovani, dove comunque si può, lì abbiamo veramente un mondo e abbraccio dallo sport, a quelle che sono comunque la scuola, i centri estivi, musica, arte. La possibilità anche di informarsi, quelli che sono comunque tutti i master, gli stage e via dicendo all'estero, quindi è un sito molto capiente. Poi ci sono altri impegni che ha appunto Informa Giovani, ad esempio Nuvolosa, che quest'anno sarà la sesta edizione, per quanto riguarda il concorso del fumetto, che anche lì è un coinvolgere i giovani e vedere in base poi all'argomento che ogni anno è diverso, esprimere con la loro fantasia come vedono la loro città, come vedono quest'anno abbiamo un argomento molto importante perché è la natura controcorrente, quindi
E poi, oltre a essere un concorso nazionale e quindi anche portare fuori la nostra città di Biella, ma è anche una possibilità ai giovani di avere, diciamo, un catalogo formativo da inserire nel proprio, diciamo, curriculum per poi eventualmente avere la possibilità di presentarlo a casa editrice, tant'è vero che il primo vincitore di questo concorso ha avuto, anche grazie a questa partecipazione, quindi alla pubblicazione sul catalogo, la possibilità di lavorare presso una casa di fumetti importante tipo la Bonelli. E Poi poi tantissimi altri impegni che man mano ogni anno crescono. bene, bene, bene. Riallacciandosi alla seconda domanda, le chiediamo, ci può trovare una soluzione alla tanta demoralizzazione dei giovani che sempre più scontenti e abbandonati a se stessi vogliono lasciare la nostra terra emigrando altrove? Anche qui, diciamo, a volte è un po' un luogo comune perché purtroppo non è soltanto Biella, ma in tutte le situazioni oggi i giovani sono alla ricerca di lavoro, di nuove esperienze, di potersi confrontare con altre, sicuramente anche con altre etnie. Però io vedo anche che a volte è anche un punto di riferimento per chi, ad esempio, terminato la scuola, ma vorrebbe approcciarsi al mondo del lavoro, ma non sa come fare, come poter inserirsi. Quindi a colloquio, diciamo che viene fatto un curriculum, aiutiamo a fare un curriculum, lavorativo e possiamo. Nel colloquio si vede anche quelle che sono comunque diciamo, la persona, quali sono le qualità che potrebbe portare a fare un lavoro piuttosto che un altro. Quindi è essere a disposizione dei nostri giovani. All'interno, comunque, a chi fa piacere può andare a visitare le pagine del sito Informagiovani, dove comunque si può, lì abbiamo veramente un mondo e abbraccio dallo sport a quelle che sono comunque la scuola, i centri estivi, musica, arte, la possibilità anche di informarsi, quelli che sono comunque tutti i master, gli stage e via dicendo all'estero. Quindi è un sito molto capiente. E poi ci sono altri impegni che ha appunto Informagiovani, ad esempio Nuvolosa, che quest'anno sarà la sesta edizione, per quanto riguarda il concorso del fumetto, che anche lì è un coinvolgere i giovani e vedere in base poi all'argomento, che ogni anno è diverso, esprimere con la loro fantasia come vedono la loro città, come vedono quest'anno abbiamo un argomento molto importante perché è la natura controcorrente. Quindi, e poi, oltre a essere un concorso nazionale e quindi anche portare fuori la nostra città di Biella, ma è anche una possibilità ai giovani di avere, diciamo, un catalogo formativo da inserire nel proprio, diciamo, curriculum per poi eventualmente avere la possibilità di presentarlo a casa editrice. Tant'è vero che il primo vincitore di questo concorso ha avuto, anche grazie a questa partecipazione, quindi alla pubblicazione sul catalogo, la possibilità di lavorare presso una casa di fumetti importante tipo la Bonelli. E poi tantissimi altri impegni che man mano ogni anno crescono. Bene, bene, bene. Riallacciandosi alla seconda domanda, le chiediamo, ci può trovare una soluzione alla tanta demoralizzazione dei giovani che sempre più scontenti e
abbandonati a se stessi, vogliono lasciare la nostra terra emigrando altrove? Anche qui, diciamo, a volte è un po' un luogo comune perché purtroppo non è soltanto Biella, ma in tutte le situazioni oggi i giovani sono alla ricerca di lavoro, di nuove esperienze, di potersi confrontare con altre, sicuramente anche con altre etnie. Però io vedo anche che a volte è anche il genitore che spinge più al il figlio di andare fuori perché qua non c'è. Invece sarebbe molto più interessante che magari sì, fare delle esperienze all'estero e portare dall'estero all'interno del nostro territorio le cose Certo, migliori, certo. anche perché a volte non è detto che, questo è un esempio che ne parlavo con uno dei giovani la settimana proprio che c'è stato Wow, l'orientamento scolastico, che magari il genitore abituato ai tempi nostri, ai tempi dei nostri nonni, a lavorare in fabbrica. E quindi trasmettono una metodologia di lavoro di fabbrica che non è più quella attuale. Certo. Pertanto dovrebbe essere girata nel senso positivo, non nel senso negativo. Quindi io mi auguro che comunque sia anche il fatto delle aziende che aprono le visite ai giovani dia la possibilità ai giovani di capire che anche sul nostro territorio si hanno buone possibilità di sviluppo lavorativo. Verissimo. E istruzione edilizia scolastica, cosa si è fatto? Edilizia scolastica si è fatto tanto, ma primariamente abbiamo inserito nei fondi PNRR 9 istituti scolastici, ma la cosa principale abbiamo voluto mettere mano su una macro zona che è quella della sicurezza. I nostri bimbi devono essere in un ambiente sicuro, quindi abbiamo pensato a tutto ciò che è antisismico, tutto ciò che è sicurezza e tutto ciò che è contenimento energetico. Quindi abbiamo fatto veramente un lavoro, un grande lavoro, che pian piano sono partiti già 3-4 cantieri e man mano stiamo consegnando gli altri, in modo tale che primariamente forse non si vede, diciamo, a livello ad occhio nudo il lavoro fatto, ma è proprio all'interno delle mura che noi dobbiamo, e poi man mano si faranno anche tutto ciò che sarà poi solamente un discorso di, diciamo, di estetica, tipo Ottimo. tinteggiature, diciamo, l'importante è la struttura che sia solida. Bene, da Palazzo Pelle è tutto, grazie Ma assessore, grazie e a voi, noi ci grazie a te. rivediamo di nulla, ci vediamo il prossimo mese, sempre come assessore Bessone, per le prossime attività con le sue deleghe. A tutti, buona serata. Buona serata.